Bentornati alla notizia di Grande Fratello VIP. Oggi con le ultime notizie liché. Colpo grosso per Alfonso Signorini che pesca oltreoceano un nuovo ingresso da urlo. Chi sarà la vippona già in quarantena? Alfonso Signorini naviga in acque agitate dal punto di vista del suo cast di vipponi. Sta per cominciare il mese di novembre e i concorrenti sono stati quasi decimate con tutte le uscite di scena impreviste. Tutto è iniziato con l'abbandono della casa di Marco Bellavia. Poi è stato il turno di Ginevra Lamborghini squalificata per bullismo e Giovanni Ciacci, eliminato al televoto flash per gli stessi scenari contro Marco. Sara Manfuso ha deciso di ritirarsi e sono poi seguite le eliminazioni classiche al televoto di Geja e Amauris, passando per l'eliminazione al televoto flash anche di Eleonore Ferruzzi. Il tutto è accaduto in un mese di reality e a questo punto Signorini si è fatto due conti. Di questo passo la casa del GF VIP si svuoterebbe entro Natale, peccato che proprio quest'anno sia stata annunciata come l'edizione più lunga della storia. Ma come si farà ad arrivare a marzo o aprile in queste condizioni? Ci saranno nuovi ingressi già annunciati e in queste ore spunta uno spoiler incredibile, è già in quarantena. A chi ha pensato il conduttore? Scopriamo di più, Alfonso Signorini, ha chiamato proprio lei. La chiamata bollente sarebbe già partita e si è trattata di una comunicazione internazionale Italia-Brasile. Da alcune indiscrezioni pare che una delle vippone new entry del cast potrebbe essere Oriana Marzoli, influencer e volto noto dei reality oltreoceano. In pochi la conoscono, almeno fino a poche ore fa. Spunta infatti un video della sua partecipazione particolarmente caliente ad un altro reality. Un bel caratterino insomma che Signorini potrebbe aver notato e aver desiderato nel suo gruppo di vipponi in Italia. Staremo a vedere se la sua partecipazione sarà confermata ufficialmente, ma si vocifera che Oriana sia già a Roma e si trovi in quarantena, pronta ad entrare e a far tremare la casa. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.